ancora Camilla Gasparini, Francesca Morale, tra poco la svolta a destra e la svolta a sinistra. Stretta 2. Eccole, ci siamo! Eleonora Camilla Gasparini e Francesca Barale, Gasparini Barale, Gasparini Barale, Gasparini Barale, che arrivo, vince Eleonora Camilla Gasparini, seconda, festeggia Francesca Barale, lavorata per la terza posizione, per la dorsale 139, Sonia Rossetti, Orinese, Lombardia. Ed ora Eleonora Camilla Gasparini, un successo che credo che sia la ciliegina sulla torta di una grandissima stagione che ti ha visto anche vincere il campionato italiano a Tele Terme di Comano. Sì, sicuramente è stata una stagione bellissima, sicuramente da ricordare, perché ho ottenuto molte soddisfazioni, gli obiettivi che volevo raggiungere li ho raggiunti, quindi sono contentissima. Hai attaccato in salita convinta di arrivare solo all'arrivo? Sì, sinceramente non pensavo mi riprendessero, poi ho visto che stava rientrando Francesca, allora insieme ci siamo messi a darci un po' di cambi, poi alla fine sul finale nella volata sono riuscita comunque a vincere. A chi lo dedichi questo successo? Voglio dedicarla a mio zio che ci tiene molto. Francesca Barale, un atleta al primo anno che arriva seconda alla Coppa di Sera, veramente una grandissima soddisfazione per te. Sì, sono molto contenta, soprattutto per essere una del primo anno, e è come una vittoria. Senti, nel finale sei riuscita a raggiungere Eleonora, hai pensato anche al successo assoluto? Dopo che sono riuscita a raggiungerla, ho pensato soprattutto a riuscire a restare in fuga, a non farci prendere dal gruppo, però sapevo che Eleonora in volata era più veloce di me. E ho tirato forse un po' di più, ma sono contenta comunque, sulla retina non ce l'ho fatta più. Terzo posto per Sonia Rossetti, oggi con le due campionesse italiane non c'è stato niente da fare. No, vabbè, in salita non sono riuscita a tenergli la ruota entrambe, però poi ormai loro erano già andate e siamo rimaste in un bel gruppettino. Poi siamo arrivate in volata, io sono uscita seconda dalla curva e poi ho dato tutto e ce l'ho fatta. Comunque un bel terzo posto. Sì, dai. Soddisfa? Abbastanza, perché era da un po' che preparavo questa corsa, perché sapevo che era molto dura e alla fine ce l'ho fatta anche a conquistare il terzo posto. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.